Una partita ampiamente nelle sue mani che all'ultimo è latinata e muto di perdere. Le certezze dopo il 2-0 si sono esaurite alla distanza per una squadra che tra centrocampo e attacco ha pagato le numerose assenze, ultima in ordine di tempo quella di Jefferson. Nella corsa alla salvezza sono due punti buttati, eppure la classifica si muove. Come da previsioni, il Piacenza ad inizio gara è in balia della querelle societaria e subisce i nerazzurri, spinti dalle accelerate sulla sinistra di Maggiolini, che già al primo minuto mette in apprensione Cassano, bravo ad opporsi alla deviazione di Babù. Al secondo tentativo, sugli sviluppi dell'angolo, Maggiolini cerca e trova la testa di Caffiero, puntuale per il vantaggio. Al decimo è Babù a provarci dalla distanza, senza fortuna. Gli avversari si notano al tredicesimo, foglia di testa gira alto sulla traversa. Al ventiduesimo l'arbitro vede un tocco di braccio di Visconti su cross di carta. Calcio di rigore che Bernardo realizza di fino. Cassano non ci sta e si accende un piccolo parapiglia prontamente sedato. Quattro minuti dopo Bernardo arriva con un attimo di ritardo sul cross di Maggiolini. Partita a senso unico. A restituire interesse al ventinovesimo una distrazione della coppia centrale cui rimedia la prontezza di Martinuzzi in uscita su foglia. Al trentaduesimo carta si infila nel corridoio indicato da Babù, mette al centro per Bernardo che tarda la conclusione e quando la trova sfiora il palo. È un vero peccato perché al quarantacinquesimo il Piacenza segna. Cross di Guzman per Guerra, carambola su entrambi i pali e gol. Partita che si riapre, anche se in avvio di riprese i pontini cercano di chiuderla. Al primo punizione di Fossati, alta sulla traversa. Al secondo merito ruba palla al limite dell'area. Serve Bernardo, raso terra, montante pieno e sulla respinta Babù è in fuori gioco. Contropiede al quinto, Babù avanza sulla destra, trova in mezzo Giannusa, sinistro di prima intenzione, Cassano blocca a terra. Ottavo, Giannusa per Bernardo che scivola sul più bello. Da questo momento il Latina si schiaccia e il Piacenza ci crede. Al nono Marchi crea scompiglio in area di rigore. Al tredicesimo su angolo di Parola Bertoncini svetta, Casperini fa da scudo. Quindi al diciannovesimo Martinuzzi agguanta il raso terra di Pani e al ventunesimo il diagonale di Guerra. Nulla può però al ventisettesimo sul destro capolavoro di Lisi. Abbiamo fatto una bella partita al di là del gol. Questa squadra, il Piacenza, è una squadra forte, al di là dei problemi, economici che hanno, è una squadra forte e lo hanno fatto vedere soprattutto nel secondo tempo. Tornano in mente brutti ricordi, la squadra è stanca ed imprecisa, Bernardo calcia alto e viene sostituito dal giovane Violante, attaccante classe 93, al suo esordio. Al 43esimo Guzman a tre fischi non inquadra la porta su. Occasionissima al 44esimo, corner di Giannusa mischia in aria ad una palla che proprio non ne vuole sapere di entrare. Ultima possibilità al 46esimo, cross di Ancora, torsione di merito e pallone che dà l'effetto illusorio del gol. Abbiamo fatto un inizio non molto bello, eravamo timorosi. Anche per merito del Latina che ci ha messo in difficoltà. Poi invece per fortuna abbiamo accorciato le distanze prima che finisse il primo tempo e lì la squadra ha cambiato completamente atteggiamento e modo di stare in campo. Abbiamo cercato anche il 3 e il 4-0, non ce l'abbiamo fatta nel primo tempo. Ci ha ingannato, tra virgolette, prendere gol a un minuto dal riposo. Andare a riposo 2-0 era per noi una vitamina clamorosa per i secondi 45 minuti e un sonnifero per loro. Al contrario, questo ha giustamente caricato il Piacenza che si è dimostrato squadra viva e organizzata.